Voices, ricordiamo il successo degli anni '80 di Ras Ballard, ce l'ascoltiamo fino in fondo. Buonasera. 14 minuti dopo le 19, questa è Voices come ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20.30. Oggi è la giornata di Radiosamente. Ma prima salutiamo la nostra Mariangela Giuffre Buonasera. Buonasera a tutti. E la grande Simona Busto. Eccola in... là. Oh. Buonasera, buonasera ai radioascoltatori e video spettatori. Questo eh, come sempre l'appuntamento con Radiosamente, noi in questo freddo pomeriggio d'inverno siamo qui invece per irradiarci di tanta 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 motivazione. Ma qui fa caldo, qui fa caldo, però prima di parlare di Radiosamente intanto salutiamo il nostro nuovo sponsor, il Mondo Senza Glutine, che parleremo diffusamente più tardi, ma vediamoci, gustiamoci la sigla a cura di Simone Ambusto <ride> della sua Radiosamente. Rullo di tamburi. Rullo di tamburi pronti via. Ce la siamo gustata questa, questa madre natura no? che ricorda un po' la trasmissione di Bonolis, però per le doca, per me è una grande soddisfazione vedere una piccola realizzazione di un piccolo grande progetto. Okay. Sono contenta, e cominciamo questa piccola trasmissione che sta per partire in questo piccolo orario fino a... bene. Bene, intanto quindi cominciamo col salutare i, i radio spettatori, radio e video sì. spettatori. E cominciamo subito con il è tema è del giorno. Sì, 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 realtà l'ambusto, si, si, mi sono emozionata no, bene. Diciamo giusto perché. perché chi si fosse messo in contatto soltanto adesso nella nostra emittente, sappi che Simona Busta è emozionata per cui. Vabbè, dai, comunque ci sta, ci mancherebbe altro. Sei un cattivone. Assolutamente sì. Andiamo subito al sodo. Intanto, Andiamoci. salutiamo eh, l'ospite di questa sera. Ho il piacere di parlare di, eh, intanto, ricordo che ragiosamente ha come mission quella di. Eh, condividere sempre il buono e il bello e tutto ciò che può far bene all'individuo è per questo che la mission specifica di oggi è quella di eh, portare nelle vostre case nelle vostre auto nei vostri negozi nelle vostre attività tanta motivazione è per questo che ho il piacere questa sera di eh, parlare con il facilitatore coach Stefania Roberto ciao Stefania ciao Simona buonasera buonasera a tutti grazie di avermi ospitata è un piacere averti qui chiaramente è un piacere trattare di una tematica anche un po' nuova intanto forse un termine ancora poco sentito facilitatore coach chi è il facilitatore chi è il coach beh sì eh, la terminologia facilitatore è solo di tipo tecnico, però eh, quello su cui ci concentriamo è proprio eh, la parola coach, che eh, richiama l'ambito sportivo. È vero, è vero, sì. Perché l'allenatore è, è il coach. E cosa fa l'allenatore? L'allenatore aiuta educa e stimola, stimola lo sportivo e eh, lo motiva in, in alcuni momenti in cui magari la performance dello sportivo non è al massimo, eh, lo incita e lo accompagna. Se è uno sportivo che eh, deve realizzare delle performance singole o in gruppo cosa fa? Eh, comunque sviluppa una logica di gruppo, della squadra. Ed è da qui che è stato appunto utilizzato questo termine del coach, che in italiano potrebbe essere individuato nel termine eh, allenatore. Uh, a me piace definire in ambito generale l'allenatore alla vita in generale. O comunque puoi anche fare riferimento a un altro termine molto più uh, pratico, che è il cocchio: mm, quindi è uno ah, strumento, sì. Bello! Un mezzo di trasporto. Il cocchio, un mezzo Il di cocchio! Trasporto. Sì. sì. <ride> no, <ride> che poi. Che permette di andare da un, da un punto a un altro, uh, attraverso, attraverso l'allenamento, perché il coach dovrebbe uh, far questo, è nata come figura uh, diciamo, in questo ambito. Poi naturalmente uh, è una, una professione che rientra fra le nuove professioni, quindi si è sviluppata. Ecco, quindi è una professione riconosciuta? Allora, il coach eh, rientra tra le professioni che sono regolamentate dalla oh. legge, che è la legge 4 del 2013 che riguarda tutte le professioni, insomma, che ancora non sono state eh, riorganizzate in ordini o collegi riconosciuti a livello statale. Oh, ecco. Però comunque è una professione che si può esercitare eh, in libertà. Eh, naturalmente a livello nazionale vi sono state delle associazioni, dei gruppi eh, di eh, professionisti, perché comunque eh, bisogna essere dei professionisti, eh, che hanno costituito mh, delle scuole e mh, permettono sia lo svolgimento di questa attività, perché il coaching è proprio la metodologia esatto. e l'attività, eh, o comunque che eh, diffondono anche questa nuova figura che in questo momento anche storico insomma è uh, di supporto. Infatti eh, siamo in una, in una fase in cui forse si sta diffondendo una maggiore consapevolezza, quindi effettivamente la figura del coach potrebbe risultare molto importante. Però mi domando chi nello specifico potrebbe ritrovarsi alla ricerca o al bisogno di un coach? Ma guarda, in generale credo tutti, <ride> però nello specifico il coach, come dicevamo, eh, agisce per incentivare. Per, allevare, per allenare. E in particolar modo per far uscire fuori, no? uh, A livello filosofico si potrebbe far rientrare nell'arte maieutica, nella filosofia maieutica del venire alla luce. Perché noi tutti abbiamo delle potenzialità, delle Vero. caratteristiche. No, non ho capito perché ha guardato me, proprio quando ho detto noi tutti abbiamo le, pers le, le potenzialità, persino tutti. No, 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 no. Cercando di motivarti. <ride> ok, vabbè, okay, va okay. volevo coinvolgervi con lo ah, sguardo, okay. dai. Ah, ecco. non, era, non era un inciso. No, okay, giuro. Eh, per cui queste potenzialità vanno espresse. Non tutti ci riescono, comunque i momenti della vita, le difficoltà anche lavorative. Oggi per esempio è utilizzato moltissimo per chi vuol cambiare lavoro, perché mm. magari ha delle de difficoltà o comunque eh, si sente disorientato. E possiamo dire che sono tanti, no? Cioè, perché... Sì, moltissimi. Allora dici cosa faccio? Eh, probabilmente il coach riesce a far uscire quello che è il tuo vero talento o la tua vera ispirazione, passione, chiamiamola come, come vogliamo. Mm, stimolando quella che è la creatività, che è un punto fondamentale. Proprio a questo riguardo a me viene da pensare ai ragazzi. Eh, Secondo te può servire il coach a livello di eh, non so, un coach che comunque ti può affiancare a livello scolastico? Eh sì, eh, infatti nell'attività educativa che eh, poi è un sinonimo no, del, del coach e dell'allenamento perché educere significa condurre, far uh -huh. uscire anche fuori, quindi è tutto lì. E soprattutto nei, negli adolescenti ci sono dei metodi comunque che eh, sviluppano eh, queste loro capacità, questi talenti. Perché io vorrei rompere un po'. Eh, Uh, spezzare una lancia in favore di questi ragazzi perché i ragazzi hanno dei talenti. Vanno anche sviluppati, io. <ride> Siamo in due, dai. Sì. vanno sviluppati, devono avere dei punti. Magari di Magari, sai, a volte basta pochissimo perché comunque si è in un'età molto sensibile e certo. fragile. Basta magari anche solo una parola per poter. Uh, eh, diciamo magari anche alzare dei muri perché o più poi... semplicemente se possono allora è molto difficile trovare una chiave di volta per entrare nella mentalità degli adolescenti no? questo in generale che siano diciamo dai 14 ai 20 giusto per intenderci perché magari sono in una fase in cui pensano di essere loro il centro del mondo quindi cioè, è difficile fargli capire che non è così ecco. quindi magari se qualcuno ci dà una mano non, non è male <ride> che ben sa qualcosa ne sta so parlando qualcosa. da padre ne ma a questo riguardo so 3937 104 400 ragazzi alla scuola se avete bisogno di un life coach o se comunque avete un motivo per cui non so sfogarvi, raccontarci qualcosa, siamo, certo. siamo qui all'ascolto 3937 104 400 per scriverci su whatsapp o 0965 58704 per intervenire in diretta, perfetto. lo ricordiamo. Prefissato allo 06 per chi chiama fuori Roma, <ride> Anche. no, no, grandissimo, no, eh, mh, sicuramente è una cosa importante perché poi, eh, giusto come diceva prima... Eh, Stefania, eh, non è un periodo di forti cambiamenti, un po' per tutti, anche per persone che magari pensavano ormai di essere indirizzate e già strutturate in un certo tipo di vita, poi invece si ritrovano un cambiamento eh anche radicale della propria vita per cui eh, tante, spesso e volentieri ci si ritrova disorientati, ne avevamo chiacchierato pure a microfoni spenti con lei. Ui, sì. Esatto, esatto. E, e quindi siamo insomma un po', non, non per forza soltanto nell'età adolescenziale chiaramente, no. dalla, dalla scuola, del cambiamento di vita, di lavoro, siamo effettivamente in una fase storica in cui sì, abbiamo bisogno forse di guardare avanti con più, con sì. più motivazione, aggiungo, con più forza, sì. con più consapevolezza ed è quello che... Chiaramente, radiosamente vorrebbe sempre fare nel comunicare. Ti chiedo, Stefania, Stefania e Roberto, ehm, qual è il modo in cui tu potresti, eh, magari non so, se ci dai qualche pillolina, qualche piccolo suggerimento per, non so, svegliarci la mattina con una maggiore motivazione per affrontare la giornata? Allora guarda, uh, le tecniche uh, a livello di utilizzo di questa metodologia sono diverse perché come dicevo prima ogni orientamento sviluppa delle, delle tecniche particolari e il, um, il punto sta nel lavorare su qualcosa che non ci piace <ride> o qualcosa che ci sta stretta o un disagio che deriva da una crisi una volta la crisi era vista come una... qualcosa di negativo Mentre adesso è un'opportunità. Assolutamente sì. È, è come un po'. È l'atteggiamento, vero? Sì. Io <ride> dico che se una cosa non ti piace, la puoi cambiare. Se non la puoi cambiare o non la vuoi cambiare, devi cambiare atteggiamento. Quindi bisogna un po' valutare cosa si vuole veramente. Eh, effettivamente la domanda è cosa vuoi. Perché eh, solo se capisci cosa vuoi e lo capisci solo mh, sviluppando quello che sei, la tua creatività. Perché la creatività è un elemento fondamentale nella vita di ognuno. Allora, aspetta, una, facciamo un passettino indietro. No? Sì. Allora, cosa vuoi dipende da quello che sei? Eh, certo. Eh, traduzione? Da quelle che sono le tue passioni, no? da mm. quelle che sono le tue inclinazioni, il tuo talento. Tutti abbiamo dei talenti, perché ogni persona. Quindi, tu suggerisci fondamentalmente di aggrapparci ai nostri talenti, quindi ai punti di forza per poter avere del risultato? Sicuramente, anche okay. questo è un metodo. Poi, ripeto, eh, mh, bisogna valutare cosa si vuole dal percorso di coccio, perché magari dici mh, sono in un momento di crisi lavorativa, ok, lavoriamo sulla crisi lavorativa, eh, sono in crisi con il partner, eh, puoi lavorare anche su questo. Infatti, mh, come spiegavo prima, gli ambiti sono diversi. Sì. Però eh, il mio metodo è quello di sviluppare proprio una sorta di ehm, di attivare uno shift, no? qualcosa che ti fa mh, scattare. Eh, quindi anche senza fare poi nulla di particolare, perché sviluppando la creatività all'interno. Cioè, C'è quella la classica lampadina accesa. Ecco. Perfetto. Gli si accende la lampadina e dice e eh, vado su questo. Di Mariangelo non ho capito? Dicevo, Eureka. Ah, io Infatti, sì. la vedo un po' come un uh, seguire la strada, cioè eh, se realmente sto seguendo la strada che è mia, perché io credo che ognuno abbia il suo posto nel mondo e ognuno abbia la sua strada da seguire. Perfetto. Per cui se tu stai seguendo la tua strada, secondo me vai avanti. a Affari accesi e in discesa. Giusto. Se magari stai seguendo la strada di un altro, incominciano le salite, incomincia il percorso tortuoso. Quindi forse sì. la, la, il segreto sta proprio nel trovare la propria strada. Se ciò che facciamo giusto. non ci piace, non ha senso. Quindi farlo. il segreto diventa più difficile. Il segreto è comunque non andare ad abbarcamenarsi con qualcosa che non crediamo, ma scegliamo qualcosa che ci piace in maniera che ci venga facile, no? sì, ovvero, ovvero, dove sì. poi il, siamo molto più auto efficienti, no? Eh, bisogna essere cioè a me non può anche non piacere la matematica non sì. essere bravo in matematica sì, neanche a Simona piace granché una materia non, a caso non, magari. non è brava per niente ma per, non mi piace affatto <ride> perfetto quindi posso consapevolizzare questa cosa e eh, indirizzarmi verso un'altra che mi piace di più oppure eh, se cambiare l'atteggiamento la eh, se vuoi fare non so la professoressa di matematica o comunque Uh, vuoi portare la matematica nella vita di tutti, trova un metodo giusto, qualcosa che uh, stimoli te e stimoli anche gli altri. Perché... Come si fa per esempio a capire quando uno... Allora faccio l'esempio proprio su Simona, che è professoressa <ride> di matematica e <è> ottima. <ride> Ogni riferimento è puramente casuale. puramente casuale. Però Simona è un insieme di cose che sa fare bene e che tutte gli piacciono. Quindi ah. le fa sport e gli piace, fa la speaker e le piace, fa la professoressa e le piace. Come fa a capire qual è il suo reale talento? Eh beh, qualcosa che eh, nel momento in cui lo fa ha una maggiore soddisfazione. Si dice raggiungi eh, la performance migliore. No? Quindi, cos'è che ti piace realmente fare di più? Ma io ho già le idee chiare, per cui è un oh, esempio. Ok, allora il lavoro. <ride> Ho già un mio piccolo progettino stavo, stavo in testa. Hai visto? Castilla. Quindi ce la. Credo che eh, vabbè. Eh, a me piace tantissimo comunicare e qui eh, credo sia la strada che unisca le cose. Insieme. Perché è la comunicazione Comunicare ai ragazzi è fondamentale. Torno al discorso di prima, dare una maggiore consapevolezza ai ragazzi penso sia fondamentale per creare un, un mondo migliore. Può sembrare banale dirlo, però è così perché magari proprio se eh, si insegna ad affrontare con maggiore positività. Dallo studio della matematica all'atteggiamento alla vita. Eh, tutto alla fine si riconduce a una stessa cosa. Il, il succo è sempre: cambia la forma, però il risultato la sostanza è, uguale. è sempre quella. Va eh, cui... bene, sì, infatti. Quindi potresti anche diventare un coach per ragazzi, perché no? Sì, no <ride> ci ci sono. Ma noi aggiungiamo le cose fa, che fa Simona. Ma <ride> magari nel, nel mio piccolo cerco già di farlo, perché allora vedi. <ride> e vedi, quindi hai risolto. Sì, diciamo che sei arrivato alla soluzione. Per esempio, col sottoscritto ha provato a fare una cosa dove il risultato non ci sarà e non verrà mai, perché si è fissata che Mangiare sano, ecco quindi questo. Ecco, mh, vedi, poi. Possono, gli obiettivi devono essere possibili, ma devono essere raggiunti. Io posso soltanto darti dei consigli, poi la scelta sta sempre a te, non puoi mai forzare. No, ma tu non, non la poni così. tu ogni, Ma come ogni, no? Ogni, ti ogni dico puntata... sempre, puoi portare l'asino a ruscello, ma non puoi costringerlo a bere. Sì, però tu chiudi spesso e volentieri quando parliamo radiosamente di alimentazione, chiudi la puntata con io ci riuscirò. No. Eh, ho detto mai così? Sì, sì, abbiamo un po' vabbè le e Vabbè, ce la faremo della serie prima o poi... poi a A qualcosa cederai? No, no, sulla libertà. Invito la a cena. Una ah, cena sana? Sì, infatti. Una è... cena sana, no, ma non è mi, Ma mi buona, non ma, per ma forza deve... No, non ci andrei, ci troverei una scusa, voglio dire... è il, il pregiudizio, no, però... però il sottolino... condizionamento. No, no, sottolineo che ci andrei perché mi piace la compagnia, no? E quindi mi porto però il panino da casa. Ok. Pubblicità, effettivamente. Eh, Rispetto anche questo, dai. Fra poco di nuovo in diretta pubblicità. Passione è quello che anima il nostro lavoro. La mettiamo in ogni nostro prodotto, in ogni nostro servizio. Si vede, si sente, si tocca. Progetto 5, comunicazione integrata. Artigiani multimediali www.progetto5.com il primo grande evento del 2016 Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo il colossal musicale di David Zard dal 4 al 6 febbraio al Palasport di Reggio Calabria quando lo spettacolo supera i limiti della fantasia il grandire Spettacoli serali ore 21. Per le scuole ore 10.30. Prevendite ticket one. Info 0968 44 1888, Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo. Prima e unica tappa in Calabria. Dal 4 al 6 febbraio. Al Palasport di Reggio. Imperdibile. Il piacere di fare la spesa. Le incredibili offerte del Superstore Sidis dal 18 al 28 gennaio. Prezzi tondi. Latte granarolo parzialmente scremato da un litro, tre pezzi, 2 euro. Ammorbidente Soflan da un litro, vari tipi, 1,50 euro. E Prosciutto cotto Coati, 50 centesimi letto. Pasta di semola di vella da 500 grammi, vari tipi, tre pezzi, 1 euro. Superstore Sidis a Reggio Calabria, in via Pio undicesimo Il piacere di fare la spesa. Un aforisma al giorno pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità. Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Bob Marley, un aforisma al giorno, è offerto da Progetto 5, Comunicazione Integrata, Artigiani Multimediali. Riprendiamo la linea torniamo in studio. Torniamo a parlare di Life Coach insieme a Simone Ambus, insieme a Stefano e Roberto. Continuate, io vado a togliere l'allarme. Bentrovati, quindi eh, stiamo, siamo qui con Stefania Roberto. Stiamo parlando di coaching, se così si può eh, definire. Eh, Stefania, eh, volevo chiederti: insomma, eh, dicevamo che la figura del coach eh, si sta comunque sempre di più diffondendo. Eh, volevo chiederti mh, quali sono gli ambiti, ma soprattutto eh, se è una figura uti utilizzabile o comunque utile al, anche eh, per quanto riguarda le aziende, nel business. Beh sì, soprattutto si è sviluppata nel, nel territorio soprattutto diciamo settentrionale anche della nostra, della nostra penisola perché mh, ci sono moltissime aziende e come sai le aziende sono sempre mh, sul filo per raggiungere degli obiettivi, comunque per rimanere sul mercato e quindi il coach in quel caso interviene come figura professionale proprio per sviluppare anche dei progetti o aumentare eh, l'efficacia, l'efficienza ehm, di coloro che sono anche a, a guida dell'azienda, quindi si lavora eh, sui manager eh, perché comunque anche mh, gestire lo stress che eh, si definisce all'interno di... Un'attività lavorativa eh, come quella aziendale o manageriale, quindi alla fine eh, il coach è una figura eh, esterna che però guida che esce di riesce... supporto, sì, sì, sì. Di e supporto quali... progettuale comunque anche, perché per esempio anche nelle organizzazioni, non soltanto nelle aziende, nelle associazioni, anche a livello progettuale. Poi dipende da, dal tipo di obiettivo che si vuole raggiungere. In quel caso eh, molte volte si stipulano proprio dei contratti, eh, si mh, definisce un obiettivo da raggiungere in un determinato tempo perché comunque il tempo è anche importante quindi raggiungere il miglior risultato nel meno tempo possibile in che modo quali sono gli strumenti di un coach? Guarda, eh, a livello di eh, attività gli strumenti sono diversi. Come dicevo, eh, per quanto riguarda l'attività, è un'attività di tipo multidisciplinare. Quindi, mh, anche se poi ognuno sviluppa il proprio metodo in base alla personalità, in base a, quel, a quelli che sono gli studi, eh, però vi rientrano le tecniche psicologiche, eh, le tecniche di programmazione neurolinguistica, la neurosemantica. Il significato che diamo alle parole, prima ne abbiamo una parlato. Cosa, sì. Infatti, sì, le parole sono importanti perché eh, comunque lanciano un messaggio anche a livello um, neurologico, cioè quello che effettivamente fanno scattare in noi. Quindi, il pensiero positivo, uh, richiamiamo anche questo, è fondamentale. Poi, mh, ripeto, le tecniche sono diverse, e, si può lavorare anche a livello uh, fisico, perché comunque, noi siamo anche emozioni. Quindi magari gestire lo stress o gestire l'ansia ehm, può essere difficile e complicato in alcuni momenti lavorativi. Penso anche alle grandi negoziazioni mh, che magari si possono svolgere o in qualsiasi altro, altro ambito che riguardi proprio le performance. E, e quindi tutti questi strumenti vengono integrati. Eh, poi la scelta del metodo eh, è personale, come anche la scelta del coach, perché il rapporto tra il coach e il cliente, viene detto QC, è un rapporto che si deve instaurare in base anche alla fiducia, all'empatia, o perché qualcuno si ritrova in quello che il coach eh, esprime. Quindi la comunicazione, come dicevi tu, è molto importante, le tecniche comunicative servono anche moltissimo. Uh, in questo Noi abbiamo... ah, no, vorrei, volevo capire allora, cioè, uno come fa a scegliere il coach che non, non lo conosce. Allora, io vabbè, a te ti conosco, però metti che non ti conoscevo, come facevo a capire se eri tu il mio, il mio coach o oh, Simona, allora, anzi, o Daniela, o oh Daniela, che è qui anche lei. Una parola sola. <ride> di solito. Um... Cioè, non è una cosa che tipo. No, si utilizza negozio, internet eh. perché ah. comunque la rete in questo momento è fondamentale. Tu okay. schiacci coach e ti vengono fuori un sacco di. Eh, pagine o anche Facebook, no? ogni coach sviluppa la propria attività anche a livello proprio di, ehm, di comunicazione pubblica e attraverso la rete. Quindi tu leggi quello che il coach magari scrive o l'ambito specifico in cui eh, lavora. Ah, ecco, quindi io capisco l'empatia leggendolo no? no, Mi convince quello che scrive, cioè voglio dire, certo, eh, okay. può sì. essere un modo, poi. certo, sì. Sì. poi eh, lavorarci insomma, ehm, a tu per tu è un'altra cosa, puoi avere quel rapporto di fiducia come puoi anche non averlo dipende la differenza con uno psicologo ma guarda con uno psicologo mh, la differenza è fondamentale soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi perché lo psicologo di solito anche lì ci sono le specializzazioni però lo psicologo di solito, lo psicoterapeutico, forse psicoterapeuta forse è con quello che dobbiamo fare un po' la differenza. Anche se molti coach sono psicologi, perché comunque la psicologia è la base da cui si parte. Okay. Quindi, mh, però sì. il coach, come dicevo prima, ti permette di raggiungere un obiettivo eh, in teoria nel più breve tempo possibile. O Quindi, comunque diciamo... deve avere le capacità per sviluppare eh, quello che è il, l, la tua richiesta vabbè quello in teoria dovrebbe averlo anche lo psicoterapeuta <ride> quindi voglio dire, Sì. Partiamo da, una, da un punto diciamo, uguale, cioè da un punto diverso per arrivare allo stesso obiettivo. Quindi magari probabilmente il coach ha un approccio diverso rispetto allo psicologo Sicuramente. Eh, quindi eh. è più magari smart. Ecco, come dire. Sì, sicuramente <ride> e comunque eh, nel coach alcun, cioè, mh, alcune, alcuni autori affermano questa differenza con lo psicoterapeuta, perché eh, il coach eh, comunque ti aiuta, ti supporta, però poi l'obiettivo lo devi raggiungere tu. Vabbè, lo psicologo non è che deve lo raggiungere l'obiettivo. Lo psicoterapeuta, magari può avere anche, cioè comunque è una cosa anche comune, è più forse una, è una predisposizione probabilmente diversa, è un lavoro diverso, tecniche diverse. Il coach, magari si concentra su ciò che vuoi e non su ciò che non vuoi, sul problema. Ah, ok. Sì. okay. Quindi realizza l'obiettivo in maniera cioè non ti, non ti perdere. Sì sviluppa quello che tu non riesci a sviluppare è un catalizzatore dell'idea dall'idea all'azione perché molte volte eh, abbiamo un delle idee un, <ride> un driver perfetto, okay. un driver okay. dicevamo prima okay. non c hai, hai, hai l'idea però non sai come realizzarla magari qualcuno vuole scambiare lavoro mi dice mi piace cucinare però come la realizzo? allora vai a trovare un coach che magari ha già fatto la stessa cosa o okay? che eh, sa farlo oh, in maniera più semplice. Oh, magari sa eh, darti le dritte giuste. Certo, eh, sì. la motivazione anche è che magari bisogna affrontare un cambiamento eh beh, certo, non indifferente. è fondamentale. No? Eh, il cambiamento mh, è qualcosa che spaventa normalmente, eh, però se utilizzato nella maniera giusta invece può portare dei miglioramenti ti può far star meglio di come stavi prima sicuramente ti può far essere più soddisfatto dai. e quindi io mi metto nei panni di chi magari vorrebbe in questo momento all'ascolto e vorrebbe effettivamente affrontare un cambiamento ma non è il coraggio ti chiedo quali parole vorresti rivolgere a queste persone in qualità di coach per motivarli magari cosa diresti a queste persone che eh... messaggio lanceresti loro allora posso utilizzare anche um, una frase di Gandhi se è possibile. Lui... Io preferirei una frase di Stefania. Di Stefania. <ride> che vabbè rispecchia, Ma, rispecchia, entrambe, rispecchia comunque quello che penso, che se ciò che fai e ciò che vuoi eh, ti fa star bene realmente, allora fallo. Perché no, non cambiare, sì. provare? Anche perché noi siamo esseri, gli esseri umani allora, devono è sperimentare. È caduto il genio. <ride> caduto? <ride> <ride> ge cioè, tutti zitti, no? la vuoi ripetere? Ta, 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 ta. Ta. È stata una riflessione, abbiamo riflettuto <ride> anche noi. La ripeti, per favore? No, perché io mi sono messa a ridere e mi sono perso tutto il resto. No? Allora, se tu vuoi. se ciò che fai, <ride> Sì. sì. Se ciò che fai non ti sì. fa star bene, sì. eh, vuoi star bene eh, e vuoi cambiare, perché comunque bisogna voler cambiare, bisogna sentire questa esigenza, sì. allora fallo perché sicuramente starai meglio. Cioè sembra che la pubblicità <ride> è bella scoperta. Cioè. Beh, sembra, sembra semplice, ma magari c'è chi effettivamente non ti no, è. È chiaro, chiaro parlare non è, così. È chiaro che non è semplice, no? Allora, no? Però nella sua complessità il concetto è molto semplice. Se ti puoi cambiare, claro. il cambia. Poi come fare per ma, allora, dopo. Posso sottolineare una cosa? Il cambiamento non per forza deve essere qualcosa di radicale. No, certo, no, chiaro. Perché se hai un rapporto magari con tuo figlio che non ti soddisfa o ti fa star male, eh, il cambiamento può essere un cambiamento di atteggiamento. Sì, quindi, vabbè, no, quindi alla fine il cambiamento non è che per forza deve essere radicale. No, ci Poi, sono alla vari, fine, vari livelli, no? eh, infatti, ho, ho spiegato insomma vari, vari ambiti, vari livelli. però il cambiamento può essere anche di non sono sereno, voglio trovare la serenità. Beh, lo puoi fare già cambiando te stesso, il mondo intorno a te cambia. E eh certo, tu basta che lo fai, fallo. Eh, Beh, basta. farlo da soli non si può, magari no, è più difficile, onda. però ci sono i coach, rivolgetevi ai eh, sì, coach. Ci sono oh, i coach, oh, ci oh, avviciniamo a oh. un coach che ci aiuta e ci conduce, no? Come detto eh, Infatti. Tu. Ecco, no, sta parlando Daniela Pianelli, la salutiamo. Sì, grazie, buonasera a tutti. Prego, Quindi, Prego, ci accompagna, pure. ci incoraggia, ci allena al cambiamento e finalmente ritroviamo poi noi stessi. Bene? Insomma, perché avessi bisogno di un allenatore... Mentale, ecco! Ma <ride> eh, anche fisico. Eh anche fisico. No, ora invece voglio che Considera... psicologico. No, posso spiegarti? Il mio... No, no, però no. voglio rimanere sul pezzo, voglio chiedere una cosa a Simona, no? Dimmi tutto. Tu sei stata allenata a livello sportivo, no? Quindi che differenza c'è fra un coach, come l'abbiamo descritto adesso e un coach sportivo? E, appunto il termine coach, come diceva prima, deriva dal, dall'idea di un coach, effettivamente come un coach sportivo. Quindi la mia opinione a riguardo è che. Anche nello sport non serve soltanto l'allenamento, serve anche qualcuno che ti supporta anche a livello psicologico. La tua prestazione può essere data da una percentuale di allenamento e di sacrifici fatti sul campo, ma una grande, almeno a livello personale una grande percentuale sì, no, io ho il tuo concetto personale, eh, una grande percentuale della tua prestazione è, è tutta qui dentro è tutta nella testa eh, e quindi... quindi il coach non è soltanto chi ti dà una tabella di allenamenti chi ti segue, ti tiene il tempo ti, fa, ti dà l'indicazione tecnica ma è una persona che ti motiva che ti sta dietro, che ti sa eh, dare le giuste dritte anche a livello psicologico quindi, insomma, il coach è effettivamente una figura di supporto. Quindi, insomma, in vista nello sospetti, sport, vista è... nel lavoro, vista nella vita. Qu qu quando io. eri giovane, tu già avevi il coach, no? Eh sì, dei no. eh, okay. tempi. Ai <ride> tempi andati, cosa c'era? La cartagine all'epoca, no? Eh. È che <ride> quando crolli ci vuole qualcuno che ti sappia sì. tirare su. Anche? In ogni aspetto. Stefania? o che ti aiuti. Eh, a questo proposito mh, no, eh, mi viene da dire che il coach deve a, a, mh, allenare anche a eh, lavorare su quella che è magari l'autostima, però non intesa come valore che gli altri danno a noi stessi, ma come valore che noi stessi diamo eh, al nostro essere. Ma magari anche quella che noi parliamo, in cui definiamo crisi, quindi la crisi nella vita può essere la sconfitta nello sport e quindi hai bisogno di una figura che ti serva a rielaborare la sconfitta, a prendere il buono dalla sconfitta, Perfetto. a saperti eh, rialzare da un momento magari critico per un infortunio. Eh, è quello che cade, accade nello sport in simmetria nella accade nella vita, quindi il coach è sicuramente una figura utile. ma sì, In momenti di crisi gli sbagli è. E... Gli imprevisti ci sono, l'importante è dare il giusto significato. Quindi esatto. un significato che poi ci serva dopo è una crescita no? e eh, l'atteggiamento eh, so. è tutto lì. È <ride> Torniamo tutto lì. sempre lì. <ride> sì, 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 sì. Bene, quanto tempo ci manca? Finito. Siamo in chiusura? Sì. Beh, sono le 19.45, quindi Vabbè, siamo proprio. Sicuramente non si conclude qui l'appuntamento con Life Coach. Ragiosamente ha già trattato queste tematiche, cerca sempre di dare queste pillole, non soltanto di no, radiosamente non è solo alimentazione, è, ma è, è proprio un benessere a tutto tondo. Eh Abbiamo già parlato anche di PNL, quindi tu ci hai parlato anche di alcuni strumenti, tra questi la neurosemantica, insomma credo che avremo tanto da, da approfondire sicuramente, quindi sicuramente Stefania, sicuramente lo faremo, stay tuned quindi. stay tuned <ride> con molto piacere, grazie mille per il tuo contributo e per la tua presenza qui a Radiosamente questa sera, grazie davvero grazie a voi e grazie ancora per avermi ospitata alla radio grazie ci sarà un'altra volta. Ringraziamo anche Daniela Pianelli per essere stata con noi. Sì, grazie a voi. Ciao. Eh, ciao a magari tutti. la prossima volta la sentiremo un po' di più. Ed in chiusura, io saluto chiaramente i followers di Radiosamente con una citazione di Harry Ford. No, prima delle citazioni di Harry Ford, salutiamo il mondo senza glutine. chiaramente. Certo. Prima della chiusura, poi ne parleremo ancora dopo. Non solo il mondo senza glutine, ma anche un nuovo takeaway nato da, da pochissimo. Si chiama Almada e si trova in via de Nava numero 124. Gluten free, rigorosamente, Intolleranti, fatevi avanti no, eh. io, io, so, penso... io che sono intollerante per esempio di Persone come dal nome Benvenuto Marra, come si fa? <ride> Allenati bisognerebbe, brava, brava. bisognerebbe ci vuole aprire. Tanto, tanto apriamo un take away. No? Un benvenuto Marra free eh? dove non si trova sicuramente. Ma io andrò a sfogarmi da Almada eh, infatti, sì, col allora, cibo, vedi. Eh, infatti, no, ma ci ha risolto un gran problema perché tipo ogni volta mangiamo la pizza, quelle in radio, e ogni volta Simona non potevamo, come non sapevamo. Ma io farlo, sono invece. contentissima perché Almada, così come il mondo senza glutine, sposa un po' la filosofia di radio che da, Daniela, di... Daniela pure c'è lì Oh, diciamo che, che, che bello, lei... vedi. Allora c'è un motivo, c'è un motivo. <ride> Vabbè, ne abbiamo parlato chiaramente radiosamente di, di tutte queste tematiche di alimentazione, ma come dicevo, Almada sposa anche la filosofia di radiosamente, che è quella della, eh, di trovare diciamo, un connubio tra eh, sana alimentazione, ma anche prodotti di qualità, prodotti biologici, che comunque eh, facciano, tengano conto anche del rispetto della sostenibilità. Rispetto per l'ambiente, quindi insomma, al Madà, soprattutto c'è all'interno del negozio del mondo senza glutine, c'è una bassa gamma. Oggi sono stato lì veramente è un supermercato. È Attenzione, supermercato. udite, udite, benvenuto. Marra sì. è stato dove? No, no, per forza. Il mondo senza glutine, Anzi, <ride> saluto Marco Gangemi. Se ci sta ascoltando, salutiamo Marco. No, io, io, mentre lui era impegnato con le persone, sono andato a curiosare. ho visto tutto il negozio, c'era di tutto, di più. E allora. quindi, come mai? Se, da, sedani, se prodotti sé, Dani, prodotti volevo <ride> comprare qualcosa per fare un regalo a te. Primo passo verso <ride> il. Cambiamento. Vedi, vedi, io ho detto, lo l'avevo detto, ce la faremo. Già, questo è una, un grande Bisogna passo. Bisogna lui, non è con pian pianino. No, il grande passo è che sono andato lì per salutare Marco. <ride> il, <ride> il prossimo <ride> passo sarà uscire da lì con una bella busta di prodotti biologici. Eh, che, che ti porterò in grado? Nulla per eh, caso, che, benvenuto. Che no, bravo. allora non è difficile che io vada lì. Ho due nipoti e 10, ho Simona. Allora Daniela, cosa, Daniela stasera nulla è per caso. Infatti, infatti, nella eh, vita nella vita ma nulla accade nulla per caso, nulla in eh. caso soprattutto non accade per caso l'appuntamento con Radiosamente è mercoledì prossimo sempre dalle 19 in teoria alle 19.30 poi lei mi ruba sempre qualche in teoria cosa. iniziamo alle 19.15 finiamo alle 19.45 eh, certo perché tu mi fai gli occhioni e mi freghi ecco diciamo eh, eh. benissimo okay. che tu creda di farcela o di non farcela avrai comunque ragione un vai saluto vai, da Radiosamente vai, la citazione l'hai fatta già è questa che è ah, <ride> l'avevo allora, rovinata rifarlo yeah. rifarla, rifarla, rifarla. che tu creda di farcela o di non farcela Avrai comunque ragione. Henry Ford. Buona serata da Simone Ambusto e da Radiosamente.